domenica d'agosto indimenticabile per Marta Bastianelli, l'atleta romana abruzzese d'adozione. Da 5 anni vive a Guardiavomano, una frazione di Notaresco, con il marito Roberto De Patre, ex professionista guardiolo doc. Ha vinto l'oro ai campionati europei di ciclismo su strada a Glasgow, in Scozia. Al suo ritorno a casa, la comunità l'ha abbracciata con calore, dedicandole una grande festa. Marta, mamma mia, quanti brividi questa sera, forse anche più di quelli dell'oro di Glasgow? Allora, guarda, io ti devo dire che non voglio dire sono abituata assolutamente, perché non ci si abitua mai a queste grandi vittorie. Sicuramente adesso in questo momento lo vivo con molta più tranquillità rispetto agli altri anni passati, quando vinsi e magari mi ritrovavo in un fracasso di mille cose da fare e non sapevo da dove iniziare. Sono contenta che il paese ha reagito in questo modo, perché io poi sono appena arrivata qui, quindi magari alcuni mi conoscono, molti non mi conoscono neanche. Sono 5 anni che vivi in questa Sì, comunità con tuo marito Roberto. sono 5 anni, ma in realtà di concreto ne sono di meno, perché ci sto e non ci sto, quindi comunque molte persone a volte non le anche ancora ho viste bene. Sono felice davvero, sono felice che è intervenuta una giunta comunale di vari comuni in questo modo, perché non me l'aspettavo. Sono altrettanto felice, vabbè, che c'è la mia famiglia presente, ma anche alcuni cittadini del mio paese, l'Ariano, dove festeggeremo il 18 di agosto. E nulla, sono davvero orgogliosa di avere tante persone vicino, significa che magari qualche cosa di buono ho interagito con loro. Senti, mentre guardavi di nuovo qui il tuo sprint vincente, qualche lacrimuccia ti è scappata? Oddio, sì, mi fa emozionare il momento che ho parlato alla Rai, che poi è stato un momento molto lucido, non so come, però l'intervista che ho fatto è appunto, diciamo, dove specificavo il fatto che a questa maglia dovevo qualcosa, perché credo che è così, credo che ho vissuto davvero momenti indimenticabili, ce l'ho fatta grazie ai miei genitori, grazie al mio gruppo sportivo, le Fiamme Azzurre, che hanno voluto che io continuassi, e per cui credo che veramente sia una grande rivincita per me. Quanto ti hanno aiutato sia tuo marito Roberto che anche la piccola Clarissa? Sicuramente mi ha aiutato tanto mio marito, perché senza di loro io non potrei fare quello che faccio. Hanno voluto proprio dopo la gravidanza che io continuassi questa mia attività e hanno voluto che appunto mi rimettessi in gioco, anche se per me era molto difficile, perché dopo una gravidanza vuoi o non vuoi comunque fisicamente cambi, quindi c'è tutto un sistema molto complicato. E però credo che di esserci riuscita abbastanza bene, quindi mi dicevano che ero vecchia, però se la vecchiaia porta questi frutti mi conviene continuare a fare figli e andare in bici. Il tuo palmarès parla da solo, sei abituata anche a vittorie prestigiose. Ecco, partiamo proprio dal 2007, mondiale, forse anche con un pizzico di sorpresa, eri giovanissima, 20 anni, in questi anni, no, dal 2007 al 2018, come e quanto è cambiato il ciclismo? Allora, il ciclismo credo che abbia fatto un bel passo in avanti. Siamo ancora molto lontani da quello che può essere un ciclismo vero e proprio, o comunque un ciclismo che si affianca un po' al ciclismo maschile. Credo che comunque, al di là di tutto, ci siano atlete molto, molto forti che possano poi portare molte squadre maschili, ad esempio la Trek, eccetera, che si avvicina al ciclismo femminile, come lo sarà il prossimo anno. Quindi mi auguro che comunque continuiamo su questa strada, perché siamo sulla strada giusta, molto a rallentatore, però siamo sulla strada giusta. Marta, possiamo dire che il 2018 è il tuo anno d'oro, perché hai vinto una corsa importante, la Gent-Wevelgem, la Freccia del Brabante, Giro d'Italia anche positivo, c'è stato un podio, l'anno scorso avevi anche vinto una tappa. Possiamo sintetizzare così questo 2018? Sì, sicuramente è stato un anno abbastanza importante per me, un anno che potrò incorniciare con molto successo. Ricordiamo che ci sono anni belli ed anni brutti, per quello io rimango molto con i piedi per terra, magari mi capiterà il prossimo anno un anno che sarà invece da cancellare sul calendario, però sono felice per il momento e mi vivo questo momento qui, poi per il futuro ci penseremo più in là. Nel ciclismo hai superato anche momenti meno belli, se non proprio brutti. Come si superano, Marta? Sicuramente ci vogliono le persone giuste vicino, ci vuole una grande forza anche personale. Io ero molto giovane, quindi si pensava anche al peggio, no? Però avevo qualcosa da riscattare, perché io ero convinta di quello che era successo. Quindi quando hai questa convinzione, questa grande voglia di far capire al mondo intero che non è come purtroppo è capitato,
c'è tanta possibilità appunto di riscattarsi, io credo di esserci riuscita. Adriano De Patre è uno dei più emozionati questa sera. Sì, sicuramente è una grossa emozione, siamo rimasti ancora con il pianto di domenica. Lacrime d'oro. Lacrime d'oro, sì, lacrime di gioia che veramente non potremo mai dimenticare, rimarranno nel nostro cuore per tutta la vita. Quando è avvenuto l'incontro tra tuo figlio Roberto e appunto Marta Bastianelli e quando è arrivata qui in questa comunità? L'incontro è arrivato, Roberto era un playboy. Niente, è arrivato. Ha messo la testa a posto quando è arrivata Marta. No, sì. È arrivato diciamo nel mondo professionistico perché lui correva con Cinto e il cognato correva con Cinto. Evidentemente qualche scambio di foto, qualche occhiata in più è nato lì la scintilla. Da quanti anni Marta è qui nella comunità di Guardia Romana? Marta è a Guardia Romana da 5 anni, la bimba ha 4 anni, un anno sono 5 anni. Com'è Clarissa? Il nonno sicuramente è molto vicina, no? La sua nipotina. Sì, Clarissa diciamo che vive maggiormente nella nostra famiglia quando non c'è la mamma, è in famiglia con il nonno Adriano e con la nonna Lina. Ci dai un giudizio su Marta mamma? Marta mamma è una mamma splendida, io mo lei non mi sente, io non so come faccio a conciliare veramente il suo tempo. È una mamma splendida oltre a essere una grandissima campionessa. Adriano, il tuo rapporto con il ciclismo è, insomma, è un rapporto profondo, passionale, che credo non si interromperà mai. Sì, si stava interrompendo nel mondo professionistico con l'abbandono di mio figlio e appunto abbiamo detto qua ci vuole una bandiera e la bandiera è arrivata una campionessa che ci ha portato veramente sul tetto d'Europa e del mondo. L'ultima, quanto sei veramente felice? Io non so descrivere la felicità, però penso che questa non morirà mai, penso che si vede nei miei occhi. Presidente Marrone, è un momento di festa, tutta una comunità si è stretta attorno a Marta Bastianelli, anche il ciclismo abruzzese può esultare. Certo, ormai Marta la sentiamo nostra, anche perché si allena in Abruzzo, è stata adottata dalla famiglia De Patre, che è una delle famiglie che nel ciclismo abruzzese ha contato e conta tantissimo, quindi è sicuramente un successo che sentiamo nostro, un successo per il ciclismo abruzzese e per il ciclismo italiano. Una grande festa anche quella organizzata stasera, ma sono sicuro che Marta ci darà ancora tante soddisfazioni. La famiglia De Patre, poche parole o tantissime parole? Ci sarebbe, penso che si possa scrivere un libro della famiglia De Patre del ciclismo, perché sarà la terza o quarta generazione che sta nel ciclismo, quindi sicuramente è una famiglia che ha fatto la storia del nostro ciclismo. E il bello è che però non finisce qui, quindi c'è tanto da fare, ci sono anche tanti progetti sia organizzativi che come società, quindi sentiremo ancora parlare della famiglia De Patre sicuramente. Prima il sindaco di Notaresco, perché Guardia Romana è una frazione di Notaresco, ha ventilato l'ipotesi nella prossima stagione del passaggio di una tappa del Tirreno Adriatico, oppure si è parlato anche di un campionato italiano. Sì, l'idea del campionato italiano l'ho lanciata io, perché è vero che le manifestazioni a livello professionistico come la Tirreno Adriatico sono importanti per il territorio, però anche manifestazioni come un campionato italiano possono... Femminile poi, eh? Sì, io intendevo femminile proprio per onorare la nostra Marta, quindi l'idea è nata così. Speriamo che si possa concretizzare. Bene o male, quando ci siamo messi in mente di portare in Abruzzo qualche grande evento ci siamo sempre riusciti. Vediamo se ci riusciamo anche questa volta. Il problema è trovare i fondi. Il trionfo di Marta può far bene non solo a tutto il ciclismo femminile, ma in particolare a quello abruzzese? Certo, anche perché nel ciclismo femminile l'Abruzzo è importante. Abbiamo in realtà come il team di Federico che ha ottenuto grandi risultati, anche se con affiliazione marchigiana, però ha vinto la maglia tricolore esordienti con la Eleonora Ciabocco, e c'è anche Noemi Remita che sta ottenendo grandi risultati. Una società che ha anche progetti di espansione, quindi anche il ciclismo femminile in Abruzzo è in continuo miglioramento. Roberto De Patre, più emozionato, più felice, più cosa? Ma penso che sia un insieme di tante emozioni che Marta ci ha regalato, e questa sera la dimostrazione, questo pubblico presente numeroso che insieme a Marta stiamo festeggiando. È un mix grande, immenso, senza parole,
che speriamo di viverlo il più lungo possibile. A proposito di vivere le emozioni, hai seguito Marta in televisione o stavi in Scozia? Purtroppo, per esigenze familiari, avendo la bimba piccola, ho deciso di stare a casa e ho vissuto questa bella vittoria con i miei genitori dentro casa e ci siamo goduti nel miglior modo possibile le emozioni. Una volata fantastica. Una volata, chiamiamola... Studiata anche? Ma sicuramente dai programmi che avevano fatto era il modo migliore per poter arrivare a centrare l'obiettivo. È riuscito tutto nel miglior modo, i piani sono stati rispettati, sono riusciti e siamo entusiasti e felici di questo risultato. E ora? Ora con molta tranquillità e serenità si va avanti, si continua per finale, arrivare al finale di stagione, cercare di conquistare qualche altra bella vittoria con la maglia europea, che è un qualcosa in più, e dopodiché con molta calma si guarda al 2019 sperando che sia produttivo e sereno come quello di quest'anno. Sei stato un professionista, quanto ti manca la bicicletta? Ma la bici mi manca poco, perché da quando ho smesso in bicicletta, grazie a Marta, chiamiamo così, ma grazie anche a tutta la mia famiglia, siamo sempre presenti e vivi nel ciclismo. A partire dalle attività giovanili, a partire dalle squadre esordienti, allievi, juniores, fino ad arrivare al professionismo. E con Marta lo seguo spesso, non lo pratico più perché facevo troppo fatica in bici e ne faccio ancora di più adesso, però diciamo che non mi manca tanto. Senti, prima papà ci ha detto che in pratica da quando hai incontrato Marta hai un po' messo la testa a posto, ci ha detto che eri una sorta di playboy. Ma playboy assolutamente no. Lui ha detto così. Da quando ho incontrato Marta ho iniziato a fare sul serio per cercare di guardare degli obiettivi importanti che sono quelli della famiglia e di conseguenza ho trovato la persona giusta, la persona che faceva per me in quel momento e che ad oggi si dimostra, ringraziando Dio, la persona ideale per tutta la vita. La conclusione di questa magica serata è dedicata all'affetto dei tifosi di Marta. Una grandissima soddisfazione, con grande orgoglio, anche se l'abbiamo adottata, e gli vogliamo tutti bene. I miei complimenti, è bravissima e complimenti di nuovo, sì. Ha seguito questa volata imperiale, imperiosa di Marta? Sì, bravissima. Contento, no? È chiaro, esatto. È una grandissima, è una grande mamma, una grande atleta e merita tutto quello che ha. Tanti ruoli ricoperti da questa Marta, no? Perché mamma, donna, atleta... Tutto, è tutto. Serissima, carissima. Vale. Vogliamo fare un brindisi a Marta? Come no? Forza Marta, tante vittorie ancora. Vai, a Marta Bacianelli. Complimenti a Marta, glieli giriamo noi. Certo, è la più brava, è la più brava d'Italia. Vi aspettavate questo exploit, sinceramente? Sì, lo aspettavamo da tempo. È timida? Sì, sono timida. Certo che ce lo aspettavo, questo è il tipo di donna che serve, capito? Un messaggio da donna a donna. Che deve continuare così, così ci incoraggia noi a diventare brava in ogni cosa che facciamo. Per la vittoria diciamo che è sempre un qualcosa di spettacolare, di non abituale, anche se lei comunque il potenziale per vincere ce l'aveva. Sicuramente una bellissima festa, è un bel ricordo e Marta se lo merita perché è veramente una gran brava persona e una grande campionessa. Lei la conosce di persona? La conosco di persona, non bene bene, però la conosco tramite mia moglie che la conosce bene. Un brindisi alla Marta, alla campionessa d'Europa, grande ciclista, e gli auguriamo di vincere ancora. Grande Marta.